Quanti rimpianti ad Alessandria e Lecco non riesce ad andare oltre l'1-1 contro la Juventus Under 23. Troppo poco rispetto alle tante limpidissime occasioni create dai blucelesti, soprattutto nel primo tempo. L'approccio alla partita è dei migliori, in campo nei primi 20 minuti c'è solo la squadra di D'Agostino che lascia in panchina Magni e complice il campo pesante si gioca il duo Mastroianni-Capogna. All'ottavo il cross di Purro trova l'incornata di Nesta che colpisce il palo. Il pallone arriva a Capogna che di giustezza firma il vantaggio blu-celeste. Due minuti più tardi Lecco ci riprova allo stesso modo. Purro al centro per Nesta che in tuffo colpisce ancora il palo. Ma questa volta non c'è Capogna e nessun altro suo compagno a ribadire in rete. Quando la partita sembra in controllo, sono i bianconeri a punire. L'azione del pareggio nasce da un contrasto a centrocampo, ma Rotta resta a terra, la panchina dell'Ecco chiama il fallo ma l'arbitro lascia correre. Fagioli, servito al limite dell'area, approfitta di un buco difensivo e a due passi da Bertinato non sbaglia. I blucelesti potrebbero subito riportarsi avanti, ma Giudici, lanciato da solo verso la porta, si fa ipnotizzare da Israel. All'inizio della ripresa la Juve ha una clamorosa doppia occasione per andare in vantaggio. Il delizioso tocco sotto di Marquez finisce sulla traversa. Subito dopo Merli Sala salva un gol praticamente fatto. La stanchezza aumenta e il ritmo cala. I bianconeri ci provano con un paio di conclusioni dalla lunga distanza. Lo stesso fa il Lecco senza successo. Nel finale Magni, entrato all'85esimo, ci prova con una spettacolare rovesciata. È l'ultima emozione del match. Il primo tempo potevamo stare 3-0, poi l'arbitro ha fatto entrare in partita la Juventus perché c'era un fallo su Marotta, però siamo stati bravi a contrattaccare un'altra volta. Noi potevamo, nella scelta dell'ultimo passaggio, fare altrettante azioni nel secondo tempo, forse un po' la mancanza di lucidità, un po', non dico la stanchezza, ma comunque il campo era pesantino. Abbiamo fatto meno azioni, poi se noi dobbiamo sempre creare 10 palle gol per vincere,